Siamo in via Divona e dopo le segnalazioni dei residenti, immediato l'intervento del comune e in prima persona l'assessore Angelo Caramanno. Ma guardi, io stamattina sono esterrefatto perché sono giorni che sento dire un sacco di fesserie in giro, anche relativo al fatto che qui pare che pagare la tassa sui rifiuti significa essere autorizzati a fare tutto. Stamattina è la prova provata che le cose non funzionano e che c'è il becco fortissimo dell'inciviltà e dei cafoni. Stamattina siamo intervenuti con la polizia, con gli addetti alle pulizie, e abbiamo verificato che alla fine tutto si traduce in uno scontro tra condomini e condomini. Ne siete testimoni, c'è uno che accusa l'altro, c'è un abbandono indifferenziato dei rifiuti a tutte le ore, la signora di sopra accusa quella di sotto, il condominio di davanti accusa quello di dietro, anche per la presenza di topi. E ovviamente i topi, che tra l'altro specifichiamo un'altra cosa, così la finiamo con un habitat naturale per loro. È un habitat naturale, ha anche la luce il fatto che dietro c'è un terreno insomma di ettari e ettari, quindi voglio dire è anche fisiologico che ci siano per alcuni aspetti. Ovviamente l'inciviltà, il degrado, frutto semplicemente della mancata civiltà delle persone, perché tutti quanti hanno detto che il servizio è puntuale ed è quotidiano, l'hanno ripetuto, genera questo, il conferimento fuori orario, il conferimento di tutto ogni giorno genera questo. Ora smettiamolo, cerchiamo di essere seri. Noi ovviamente ora cercheremo con una telecamera di individuare i responsabili, ma quello che dico a tutti quanti, soprattutto quelli che fanno demagogia spicciola perché è più intollerante, bisogna lavorare sulle persone, ormai pare che il quadro sia abbastanza chiaro. E poi anche per quanto riguarda i topi, voglio dire, premesso che la competenza della derattizzazione, anche questa non la posso sentire più, è dell'ASL, perché non si può sentire più questa cosa. Noi comunque la monitoriamo quotidianamente, ma io dico anche soprattutto a questa banda di professoroni che chiacchiera su questo argomento, ma se i topi sono così fortemente coinvolti da altre esche e da altre attrattive, voglio dire, come devono prendere le esche? Voglio dire, è evidente che con tutto il cibo che c'è buttato da queste persone fuori orario, fuori tempo, fuori termine, è evidente, insomma, e questo vale a via Quintina di Mono come vale a Lungomare. Allora diciamo una cosa, cerchiamo di essere un poco più seri. Lavoriamo tutti quanti insieme, maggioranza, opposizione, cittadini, tutti quanti, bisogna isolare queste persone, questa è la verità. La campagna sulla differenziata, che è una campagna seria che sta cominciando a entrare nelle case, forse qualcuno non se ne accorge, ma noi andiamo nelle case, nelle quartieri, nelle scuole, dove conta. Le campagne di sensibilizzazione non sono le bacchette magiche, sono percorsi culturali. E i percorsi culturali hanno un inizio e una fine, ovviamente dopo l'estate riprenderemo a pieno regime, ha proprio questo senso, quello di entrare nelle case, dire alle persone che ce la possiamo fare, a isolare questo quorum di cittadini che purtroppo sta mettendo in difficoltà tutta la città. Voi siete stati testimoni, voi siete giornalisti autonomi, liberi, e avete verificato che non ce n'è uno dei cittadini che è sceso stamattina da casa che ha detto che o non viene fatto il servizio o gli operatori non vengono. Tutti quanti hanno accusato in maniera chiara il proprio vicino, il proprio dirimpettaio, il palazzo di fronte e cose di questo genere, generando una sorta di anche di sincronismo negativo che ovviamente non va spezzato, perché poi il comune che deve fare i controlli, il comune che deve mettere a posto le cose, però bisogna lavorare su questa inciviltà. È una cosa anche sull'educazione alla differenziata, insistere forse particolarmente in questo quartiere, perché abbiamo visto dei cassonetti presenti lì dove non dovevano esserci. E certo, vabbè, per questo il condominio sarà multato stamattina, insomma, avrà anche il condominio la sua il suo cachet stamattina, il suo omaggio. Quindi il problema non si pone, però il problema è che, ripeto, dobbiamo lavorare tutti quanti insieme, veramente noi stiamo facendo un lavoro enorme, sappiamo perfettamente che i servizi non funzionano benissimo, l'abbiamo detto 50 volte, stiamo cercando di metterli a posto, alla luce delle risorse umane che oggi sono diminuite rispetto a prima, ma poi per il resto insomma diamoci una mano tutti quanti, perché è una situazione che non è più tollerabile. Buttano la spazzatura di qualsiasi genere dietro alla cabina telefonica, e i topi la sera è un passeggio continuo, ma non uno, di tutte le dimensioni, ma cominciando dalle 6, se venite alle 6, mia figlia scese dalla macchina, 2-3 topi intorno ai piedi. Quindi lei... Non c'è rispetto della differenza? No, per l'amor di Dio, perciò non è che non voglio, ma è una cosa impossibile. Noi rispettiamo.